Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questo è un altro episodio del mio Let's Play su Grim Fandango. Eravamo rimasti nella foresta petrificata. Da questo momento in poi io non mi ricordo assolutamente nulla di come si va avanti nel gioco. Cioè, ovviamente mi ricordo qualcosa da quando lo giocai molto tempo fa. Ovviamente mi ricordo che entrando in questi buchi si esce da tutt'altra parte. Però non ho mai capito il funzionamento. Adesso direi di entrare in tutti i buchi per vedere un po' se c'è un sistema in qualche modo. Vediamo un po'. Vediamo se rientro nello stesso buco. Cosa succede? Nel frattempo vi invito a ascoltare la musica di sottofondo che è veramente bella. No, niente, si esce in buchi diversi, quindi direi di non rimanere più qua. Proviamo... Questa è una strada, vediamo un po'. No, non mi fa girare qua. C'è una specie di sasso. Riproviamo. No, ok, quindi non si può andare. Andiamo di qua. Ah, questo mi ricordo qualcosa, però sinceramente non tantissimo. Ijole mano, che razza di coltivazione di alberi di Natale è questa, Glottis? Glottis? Manny, da un'occhiata. Ma no, non può essere là, era nella macchina. Un paio di ruote extra large dietro. E un motore due tempi da tagliaerba potrebbe diventare un fantastico go-kart. Ma che co, dai, allora. Vediamo un po' di vedere qua cosa fare. Ha rallentato. Ah, non si è spento. Con il bilanciatore armonico disabilitato, quelle pompe potrebbero spaccare l'albero. Ma secondo me è proprio quello che devo fare. Se abbattiamo l'albero, quelle pompe usciranno di sede e potrei costruire delle sospensioni per il vagone d'ossa. Che sarebbe la macchina. Provo a sbilanciare la ruota con questi pesi. Questo la farà cadere sicuramente. Ok, dammi solo un secondo per bilanciare questi cosi. Adesso lo attivo con lui sopra. Dai, vola. Il divertimento non è successo ciò che speravo. E questo? Ah, posso usare anche la carriola, bello. Ha cambiato il ritmo delle pompe. Adesso si muovono tutte tranne quella che sto... di cui sto bloccando il tubo, presumibilmente. Proviamo a portarla avanti. Ok, non so sinceramente quale devo bloccare. Si muovono contemporaneamente. Ah, forse è una questione di sincronizzazione. Qual è che sto bloccando? Ok, vediamo. No. Ok. Forse devo farle muovere tutte insieme. Vediamo un po'. Solo che quando io premo ci vuole un po' perché lui si sposti. Quindi devo farlo un po' prima, a dire il vero. Adesso qua l'è bloccata, non nessuno. Vado più indietro, ok. Vediamo un po'. Ora. No. È un po' difficile fare quello che sto cercando di fare. Ora. Oh, perfetto. Vediamo se riesco ad andare fin là senza bloccare niente. No, purtroppo le blocco. Adesso blocchiamo quella, ok. E la faccio andare insieme a quella di sopra. Ora. No. Blocca. Perfetto. Ora devo bloccare... No, quella di sopra è già bloccata. Vabbè, non importa. No.
Ora. No. Ora. Ah, non ci riesco. Deve soltanto... Questa qua deve muoversi di più. Dai, allora. Proviamo. Oh, perfetto. Adesso blocchiamo la seconda. Ok, si è bloccata. Ora. Perfetto. Manca solo la quarta. Ora. Sì, ce l'ho fatta. E non è successo niente. Oh, mollo la carriola a questo punto. Vediamo se posso fare qualcosa qua. Solo la leva posso attivare. Qua dentro cosa c'è? Non c'è il gancio da traino sul vagone d'osso. Quindi? La proviamo a disattivare. Forse non devo farle così. Scherzo da prete, Manny. È stato un incidente. Ho urtato l'interruttore. Sì, sì. Oh, ok. Lui ci crede pure. Si è riattivato. Proviamo a parlare con Glottis, magari ha qualche altra idea. Cosa stanno facendo a quell'albero? Oh, ragazzo di città. Lavori tutto il giorno in un grattacielo di 60 piani, ma non ti sei mai chiesto di cosa è. Sicuramente di legno. Il midollo di questi alberi, Manny, lo estraggo. Ah, ecco. È cemento. È per questo che la città si chiama El Midollo? Non ci ho mai pensato. Poi che nome El Midollo? Sì, vabbè, però mi interessa un'altra cosa. Come risolvere questo coso qua? Questo posto mi dai. Ok, non ce lo vuole dire, pazienza. Forse devo desincronizzarli tutti. Potrebbe essere un'altra idea. Allora, vediamo un po'. Devo desincronizzare il primo con il secondo. Quindi faccio così. Ok. Poi, vabbè, non importa perché tanto poi il secondo verrà bloccato, giusto? Ora. Ok, blocchiamo anche il terzo. No, non insieme al secondo. Ah. Allora. Mi stanno confondendo, non riesco a concentrarmi. Oh, perfetto, ora sono tutti desincronizzati. Molliamo la carriola. Proviamo a far andare Glottis. Questo posto mi dai brividi. Forse devo solo... Quando sei pronto. Sì, non sono pronto. Forse devo solo attivare la leva. Vediamo. Ehi, mentre tu lo tieni spento, provo a spostare quei pesi un'altra volta. Sì, basta che non cambi la posizione della carriola, che ci ho messo 10 minuti. Questa volta niente pasticci, Calavera. Ok, riattiviamo la leva. Vediamo un po'. No, non riesco a capire come fare. Allora provo a farli... Vabbè, io faccio un paio di tentativi, poi vediamo qual è quello giusto. Adesso provo a farli parallelamente a destra e a sinistra. Prima a destra e poi a sinistra. Poi faccio prima su e poi giù. E poi faccio diagonalmente e vediamo qual è quello giusto. Ecco, ecco, l'ho trovato. Era due a sinistra e due a destra, ok. Quindi paralleli. Come avevo detto prima. Cosa abbiamo risolto? Non ho ben capito, sinceramente. Fino ad ora abbiamo strisciato sulla terra come topi. Ma d'ora in poi voleremo in alto. Come aquile. Sì. Come aquile. Ma non esistono le acque saltellanti. Poi solo perché abbiamo le sospensioni. Ma cosa ci servono? Che sollievo. Mi stavo giusto preoccupando che la nostra auto non fosse abbastanza appariscente. Appunto. Salta su o soffri di vertigini. Come faccio a fare quella cosa fighissima? No, voglio solo... Ah, sono sceso, no. Non voglio scendere, voglio fare quel giochino con le sospensioni. Bellissimo come cambia la musica ogni volta che saliamo in auto. No, con i... No, O, P.
No, sto scendendo di nuovo. Buono, vabbè, non so come si usano le sospensioni. Ma lo dovrebbe dire lui in teoria. Vediamo se... No, sì. No, questo non è uno di quei giochi che dice per fare tot premi il tasto I. Non esisteva all'epoca. Magari c'è nei comandi, vediamo un po'. Opzioni... Ah no, c'era help comandi. Help comandi, vediamo un po'. Esami l'oggetto, no. Non c'è scritto. Forse shift. Visto che non si può correre, magari è shift. Intanto salvo la partita, non si sa mai. No, non è neanche shift, vabbè. Questo cartello mi sta dando fastidio prima. Vediamo se... Mi ricordo di averlo urtato un po' di tempo fa. Magari è raccoglibile, vediamo un po'. Ah ah. Ho dei rimasugli dall'altra volta che ci ho giocato. E per l'altra volta che ci ho giocato sto parlando di anni fa. Tanti anni fa. Cosa succede se io piazzo questo qua? Mi ricordo che si dovrebbe tipo alzare un qualcosa. No. Sta puntando l'entrata. Proviamo a seguire la freccia. Sono abbastanza sicuro che si facesse così. Toglietevi di mezzo. Ma non c'è nessuno. A chi stai urlando? Ok, quindi dovrei entrare qua, giusto? Adesso devo scendere e farlo rigirare, giusto? O forse non devo andarci con la macchina, ma devo andarci io. Proviamo. Piantiamolo. È sempre verso là, sta puntando. Sta puntando verso là, quindi veniamo qua. Potrebbe anche stare zitto Glottis, però, eh. Ah, ecco, quindi cambia effettivamente direzione. Adesso sta puntando quello di su. Giusto? Che dovrebbe essere questo. Quindi non c'è bisogno di entrarci comunque, no? Ok. Adesso sta puntando quello a fianco dove eravamo entrati prima. Che sarebbe questo. Ok. Non ho ben capito quale sta puntando. Penso sia quello piccolo in alto a sinistra. Dovrebbe essere questo qua. Non so neanche se è così che si fa questo enigma. Potrei continuare all'infinito. Toglietevi di mezzo! No, mi sta ripuntando quello lì di prima. Non vorrei che questo qua fosse sbagliato. Non c'è abbastanza spazio. Mi sta ripuntando quello. Ah.
No, eh. Stava puntando a metà in realtà adesso. Forse devo trovare un punto. Continua a farmi questo giochino di rifarmi vedere il punto in cui sono andato prima. Proviamo qua. Però ha fatto meno giri adesso. Vediamo di andare un po' verso qua. Ancora verso là. Tipo qua. Oh, non sta girando. Finalmente. Oh, ok, mi ricordavo bene allora. Tombola. Quindi saliamo in macchina e vediamo cosa ci aspetta. Da qua in poi la trama veramente non me la ricordo. A dire il vero ho qualche idea, ogni tanto mi viene qualche ricordo, però non più di tanto. Scendiamo.